ragazzi, uno dei momenti topici della nostra trasmissione. Certo. Leggiamo i titoli dei giornali di domani. Sì, vediamo forse. Che abbiamo all'edicola un grande giornalista, Cesare Cadeo. Beh, vediamo. Grande, certo. Vediamo. Un, amico. Un cordiale saluto al vostro Cesarone. Buonasera, buonasera qui all'edicolona. Certo. Senta. Ha due scalmanati dietro che salutano. Due scalmanatoni forse. Ragazzi, vi ho detto tante volte che non si fa così. Non si sta dietro il conduttore. Ma li conosce lei? Sì, ormai è una vecchia storia. Ecco, vabbè, la prendono in giro in questo momento. Allora se li conosce. No, hanno smesso. Hanno smesso. Hanno smesso. Lasci perdere e non perdiamo tempo. Allora, ragazzi, avete visto quanti giornali in queste di colonna? Quanti sì, giornali avete visto? Ce n'è uno anche di domani, magari. È no, arrivata di la domani non c'è nessun niente, giornale. Scusi, allora, niente, cosa niente. Ci ha chiamato a fare? Scusi. Senta, questo chi è? Scusi. Questo l'ho visto anche l'altra volta. Cosa? Cosa sto dicendo? Scusi, ma tu suoni? Ma suona. Io suono, no, io non suoni? Suono, no, no. Non suono. Io ti ho visto sopra un canale, ma tu suoni? Certo, che io non suono. Ma mica devo che suonare, no. Vabbè, basta. Purtroppo no. Purtroppo Scusi, ma tu suoni con Zucchero De Gregorio? Zucchero De Gregorio? Né con Zucchero, no. Mica devo che suonare. Non suona, non suona. Appurato questo, ce ne facciamo. Scusi, ma tu suona? Che cosa? Cos'è questo strumento? Cosa? Un contrabbasso! No, ma non è così contrabbasso! No. È arrivato Roma! No. Cadeo, senta, per favore, sì, ma lasci perdere e veniamo al dunque. Sì, dunque allora, mentre ragazzi. Fanno amicizia. Sì. Allora, ragazzi, vi devo dire, oggi io vi ho portato un personaggio straordinario, un grande mago che ci riesce. No, scusi, magari. No, c'è già Casella domenica in... Questo va tutte le settimane a Londra da Lady Diana. Ma chi se ne frega? A predirle il futuro. È l'uomo misterioso che va a trovare. È il mago Oronzo. No, eccolo qua. Oronzo no. Eccolo qui. Con la sola imposizione delle mani posso ungermi la giacca e la cravatta. Sì. Non abbiamo dubbi al riguardo. Anche con la scella. La cravatta, se per quello. Stanotte sono stato male. Beh certo, gira in canottiera con meno di male. Lasci stare, Oronzo. Ha preso un colpo di freddo. Sono andato in bagno per fare un bisogno. Ma no? Sì, vabbè, non importa. Vogliamo sapere quale. Apro la porta, come apro la porta accendo una luce come in un film di Spielberg. Guarda gli occhi spiritati. Vado dentro, faccio il mio bisogno. Sì, lasci stare. La lasciamo. Esco, chiudo la porta. E la luce così come si è accesa se n'è andata. Ah. Sono tornato a letto e mi sono detto fra me e me. Magia? Chiaroveggenza? Forse ho pisciato nel frigorifero. Dunque, vogliamo passare. Vogliamo passare al gioco, vogliamo far vedere. Conosci le carte? Le carte, capisci l'italiano? Capisco l'italiano. Mazzo di carte, certo, come no? Giocato sempre. Facendo passare di carte fra le mani che hai carto pazzo. Ma non c'è proprio fermo. Cosa? Capisci l'italiano? Sì, capisco l'italiano. Facendo passare di carte quando vuole perciò poppa ma ferma. Ferma. Guarda questa carta, allunga la mano e prenda quella carta. Allora, attenzione, Giallapponi, guardatela con attenzione anche voi a casa. Sì, perfetto. Noi non la faccio vedere. Mescola quella carta tre volte. Ecco, non la faccio vedere al mago. Mescola la carta tre volte. Questa. Non gliela faccio vedere. Mettila qua, va. Metta la carta qua e smazzo mazzo. Quando lo parlo. Mischio il mazzo. Smazzo mazzo. Chiaramente, no? Sì. Capisce l'italiano? Allora, ecco qua. Adesso ha preso la carta, Sì. Metta qua. Ma che fa? Ti è piaciuto? No, momento. Una previsione qua, Faccio una previsione. E questo sacchetto di seta arriva fuori la carta. Capavo scelto, eccola qua. Vabbè, ma non è quella che ho scelto io. Che carta è questa? La carta Ocean, dimmi che carta Ocean. L'asso di picche. L'asso di picche, qua l'asso di picche è scritto in cinese. Ma non asso di picche, scusa, asso di picche. Capisci il cinese? No, io non lo capisco. Capisci l'italiano? L'italiano sì. Guarda qua, terribile, ve l'abbiamo detto. Rolando, conosce il nostro ospite? Che c'è? Lo conosce? L'ha riconosciuto? Lo conosce? Rolando! Adesso non è il caso di... Rolando! Cosa fa Rolando? Rolando, no! Non svenga, per favore! Rolando! Non si posso credere! Rolando! È il mago Oronzo, sì! No! Rolando! Rolando! Sta male!